Ed eccoci qua con il mio amico Giancarlo Porcari. Pensa chi te trovo oggi, Sandro Scapicchio così all'improvviso. Io dico, vado sulla Tuscolana, vediamo chi c'è, c'è Sandro Scapicchio. Dobbiamo far finta che è casuale questo incontro. È molto casuale, cioè proprio il caso ha voluto che noi ci incontriamo qui. Lui può dire questo, siccome io l'ho dichiarato che sto andando a trovare tutti i miei amici, anche se devo dire la verità, tu sei venuto tu da me. Eh certo, perché io mi muovo praticamente, cioè il mio mezzo, il mio scooter che mi porta in giro per Allora, per chi non conoscesse questo signore, già sarebbe una cosa veramente... Bello signore, di solito mi dicevano ragazzo, però ragazzo è vero, non so perché. No, signore, però signore, senso... signore. Questo signore ha scritto il favoloso spettacolo su Marco Pantani, il grande pirata. Beh, insomma, quel meraviglioso testo che ho la fortuna di recitare, che tra l'altro vi annuncio che il 9 ottobre riporteremo a Roma, l'ha scritto. Lo riporteremo a Roma? Sì. Sì, ok. Noi siamo fiduciosi. L'ha scritto questo signore. Questo signore è un attore, è un regista, è lui che mi come si dice, non mi viene il termine, che cerco di muovere un pochettino i fili praticamente per rendere il tutto dirige mi piace anche se dirigere poi alla fine sembra che uno imposta, invece a me mi piace lasciare libero l'attore dall'altra parte e lasciare un po' campo in modo che si esprime come meglio crede. È vero, lui mi ha messo molto a mio agio proprio per questo. Senti, però dopo parliamo della parte attoriale, poi parliamo anche un po' di Pantani, sì. Poi però io dico sempre che l'arte non può essere schematizzata, cioè anche chi fa l'attore ama la musica, quindi anche tu amerai la musica. Beh sì, diciamo che sì. L'ascolto tanto, mi piace ballare. Non so perché tu secondo me sei uno di quelli che gli piacciono, e questo ti fa onore se è così, se ci ho preso, i cantautori. Beh, i cantautori mi piacciono, ma mi piacciono soprattutto perché gli racconto le storie ai miei figli, io ho tre figli, e quindi alcune canzoni mi piace riportarle in chiave. Per esempio, guarda, non so perché... Un De Gregori, dimmi una di De Gregori. Un De Gregori, ecco, allora, sul De Gregori praticamente quando erano piccoli i miei figli era la ninna nanna Buonanotte Fiorellino. Ah, e quindi gliela cantavo. Fa... Sì, com'è? Capirai io che deve anche appreso. Buonanotte, buonanotte Fiorellino, buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito, per avermi giurato che è vero. Il gran turco nei campi è maturo ed ho tanto bisogno di te. La coperta è gelata e l'estate è finita. Buonanotte, questa notte è per te. Beh, ma un animo... E loro piano piano si addormentavano. Questa strofina gliela cantavo, gliela ricantavo, è diventato un mantra anche per loro e loro me la cantano. Candido come il suo non poteva non amare questo genere di canzone. Troppo, che certe volte c'è il punto interrogativo, ma quest'animo candido praticamente è un bene o un male nel nostro ambiente? Nel nostro ambiente che è lo spettacolo? No, non è buono, però poi alla fine nel momento in cui andiamo a realizzare le nostre opere, scriviamo le nostre canzoni, i nostri spettacoli. Senti, a proposito, allora adesso divento un attimo serio. Tu mi hai fatto provare una delle più grandi emozioni che possa provare un artista. Io avevo il progetto, adesso non ci dilunghiamo troppo perché non abbiamo molto tempo a disposizione, di questo progetto, di questo spettacolo di Pantani, nato da una mia canzone che avevo fatto sentire ad Alessandro Corazzi, che ha scritto le canzoni con me. Insomma, in 448 Alessandro mi fa conoscere te e ti convochiamo. E allo stesso tempo in 448 Alessandro mi fa conoscere te. Esatto, quindi... Ti convochiamo lì da Alessandro, ti raccontiamo il nostro progetto, ti facciamo sentire la canzone e tutto quanto, e tu ci dai appuntamento a 20 giorni, ci vediamo fra 20 giorni. 20 giorni dopo questo signore viene e dice mettetevi seduti, tira fuori un taccuino e comincia a leggere. Beh, io mi commuovo ancora adesso a ripensare a quello che ho provato mentre lui mi leggeva il testo di questo spettacolo. Mi ricordo che alla fine ci accorgemmo che mancavano 10 minuti. Io gli raccontai una cosa mia legata al calcio. Lui disse datemi un'altra settimana, una settimana dopo tornò con il cordone, lo lesse e io volevo svenire per quanto era bello. Poi insomma chi ha visto lo spettacolo sa di cosa parlo. Mi ha dato il copione e mi ha detto è tuo, fallo tu. Da quel momento abbiamo incominciato a lavorare e sono nate anche poi le canzoni, tra l'altro così accenno questa che fa Vale. Gambe spingono come un motore e mentre spingono portano il tempo
semplice come ballare, vanno da sole come in un tango. Come un solista mi stacco dal coro, per me uno scatto è come un assolo, una passione senza confini, la sensazione di essere in volo. Dai, faccio un pezzo di ritornello. E quando il vento mi prende per mano, spingo più forte il mio cuore in salita. Se chiudo gli occhi io vedo il traguardo, e tanta gente lì in fondo alla strada. È come un viaggio, un paesaggio che cambia. L'amore scavalca qualsiasi montagna. Io non mi fermo, pedalo e cammino, apro le braccia, vado incontro al destino. E dopo qui attacca un pezzo bellissimo dello spettacolo che adesso non vi sto a decantare e a recitare, perché chi non l'ha visto deve venirlo a vedere in teatro. Beh, io però posso dire solamente che questo testo mi è uscito come un vulcano praticamente. E ho iniziato a scrivere dall'input che mi è stato dato da Alessandro e da te, e niente, mi sono ritrovato che amavo Pantani. Io mi sono reso conto che è stato parte della mia vita e non l'ho vissuto in pieno come avrebbe dovuto. E la cosa bella è che ogni cosa che dicevo, poi mi sono documentato tantissimo, ho letto molto su di lui, ho visto tante interviste che gli sono state fatte, e mi sono reso conto che grande personaggio che era. Sì, infatti tu hai avuto una sintesi della sua vita. E poi abbiamo alleggerito perché l'abbiamo alleggerito. Diciamo, abbiamo inventato anche il Pantani che va in balera. Soccia, dai su, sì, vieni Marco! Infatti c'è anche c'è un cameo nello spettacolo, una piccola chicchetta che ce l'abbiamo messa. Esce la coppia 27, la coppia numero 35! Vai su, balla Marco, balla Marco! Mi viene bene. Ma chi ha portato l'amichetto tuo? No, ma quale amico? È pelato come te, bravo, chi è lui? Il Sandrino, fate coppia, E lì è anche perché è uno spettacolo dove insomma ci si commuove, però quello è un momento in cui io devo anche sforzarmi di non ridere, perché lui è un, cioè veramente, non avete sentito che DJ da balera della Romagna? È la Romagna praticamente dentro di noi, sozza! Senti, però mi piaceva adesso anche un pochettino parlare un po' delle tue cose al di fuori di questa nostra collaborazione. Insomma, adesso come dici, come ripartirà? A parte il fatto che è bello, vedi questa. Sì, noi abbiamo questo specchio magico praticamente che ci divide. Un chilo di aglio oggi. E non si sente niente, la cosa bella, però io sputo e qui rimangono praticamente. È bella questa cosa, però va fatta. Va fatta. E insomma, che come pensi che ripartiremo? E come ripartiremo? Non lo so, io campo alla giornata praticamente, quotidianamente, quello che succede, le novità me le prendo. Senti, ma stai facendo una cosa pure in... Sì, sto facendo una cosa, è un podcast praticamente che si chiama Il Frullatore, che va in diretta su un sito che sul canale Spreaker praticamente, e poi dopo c'è in tutti quanti gli altri canali, ed è un confronto tra il regista e l'attore, quindi il punto di vista del regista e il punto di vista dell'attore. Fai saltare una porta all'altra? No, c'è Gianni Aureli che praticamente è il regista, e lui, e ci spalleggiamo un pochettino, ci facciamo questa mezz'ora di intrattenimento e raccontiamo, e poi in diretta chi ascolta può anche intervenire facendo domande. Senti Gianca, ma sto lavoro che cos'è? Sto lavoro è una malattia, volevo, alla fine, perché è così, è sangue, ce l'hai dentro, e ogni volta ti inventi cose, come Sandro si è inventato sta macchina che parte, se ne va in giro e diventa il si palco. Chiama Scapicchio Tour by Car, capito? E la cosa veramente bella è che appunto sentite i ragazzini che giocano a pallone qui intorno. È una cosa proprio buona la prima, come viene, a volte passano gli aerei, il vento, però è proprio perché volevo fare questo giro con tutti i miei amici, tutti grandi professionisti, grandi personaggi, perché poi veramente in ognuno di noi si nasconde un bagaglio di esperienza, di vita e di cose belle. Che è inutile parlarne, no, ma è meglio farle praticamente. Meglio farle. Quindi è bello quando Sandro canta e è bello quando io racconto alcune cose che riguardano. Senti, ma se dovessi proprio, è tutto a braccio, quindi potrei prenderlo anche in contropiede. Ecco fatto. Ti viene in mente una piccola poesia dedicata al nostro spettacolo, non al nostro spettacolo, al nostro lavoro. Spettacolo, al nostro lavoro. Al nostro fare lavoro, quello che se non è una poesia è un tuo pensiero libero. No, diciamo più un pensiero che una poesia, perché una poesia sinceramente non ce l'ho adesso come adesso. Il mio pensiero è, come ti dicevo, è una malattia,
è uno stato d'animo, è un qualcosa che devi tirar fuori, che hai bisogno di raccontare, ha bisogno di emozionare, ma soprattutto di far emozionare, ma non con la ricerca proprio spasmodica di dire voglio far ridere, voglio far piangere, proprio perché ce l'hai dentro e ti viene naturale. E forse da quello, dall'insegnamento che ho preso da te, perché comunque nel tuo dirigermi mi hai insegnato tante cose, la naturalezza è una cosa che ho sempre pensato. Poi quando ho avuto la prova che fosse giusto, perché un maestro come te, guarda, lo sai, insomma, non ti sto facendo un maestro, me lo ha insegnato. Beh, insomma, ecco, la naturalezza poi alla fine paga, che poi non significa non avere tecnica, non usare le tecniche, però significa essere se stessi. Diciamo che dalla naturalezza si va a creare un qualcosa di diverso, quindi Sandro Scapicchio lo lascio in maniera naturale, in maniera che lui conosce, in modo che è tranquillo, alla sua zona di comfort, e poi allo stesso tempo gli do piccole indicazioni che lui da solo ci lavora, li fa fermentare dentro e poi piano piano escono fuori, esce fuori un qualcosa di diverso. È così, e vi assicuro che... Allora, io pensavo in questo momento, diciamo, di chiudere questo piacevolissimo altro incontro. Io qualche giorno fa ho avuto qui su questo mini palco e poi ci sono i camerini di là, certo, no? I camerini, i famosissimi poco un altro po' c'entravo un piede, comunque, vabbè, a parte questo. E qualche giorno fa ho avuto Alessandro, abbiamo cantato Alessandro Dorazzi dello spettacolo, così. E allora io chiuderei con una cosa che io già ho fatto con lui, proprio un accenno, perché so che a te ti fa impazzire, quella che è dedicata alla mia bella. Gira, gira la ruota, gira come la vita, non è un vero traguardo senza sudore, senza fatica. Tu rimani per me la mia passione più grande, come una prima donna, la mia preferita. Ti lucido, ti guardo, ti passo la cera, cambio rapporto, adesso ti invito a cena. Sono pazzo, sì, sono pazzo di te, salto in sella sulla mia bella. Everybody! È una catena, è tutto collegato, una piuma leggera che carezza i pedali. È una catena, è tutto collegato, uso i freni per le difficoltà. La mente al cuore dice di non mollare, col fiato e le ginocchia in gola. Dai, Sandro! Il freddo punge, io penso alla riviera, e la strada non mi consola. È una catena, è tutto collegato. E allora il 9 ottobre vi aspettiamo all'Arcigliuto di Roma per Pantani, un uomo in fuga, e speriamo di rivederci presto. E io vi saluto e ringrazio Giancarlo Porcari. Io ringrazio tantissimo Sandro Scapicchio, perché è bellissimo ritrovare Sandro dopo tanto tempo, dopo sta quarantena che era infinita praticamente. Fortunatamente ci siamo rivisti dal vivo con questa tua bella iniziativa, mi piace, bravo Sandro. Grazie di cuore, e belle cose, speriamo di rivederci presto. Hai voglia? Magari sullo stesso palco, magari faranno anche un qualcosa dove non sei solo il regista. Anche perché sempre mi sento a casa praticamente. Bello. È una cosa fantastica questa. Grazie. Grazie a voi, grazie a Sandro. Grazie. Ci stavo.